laboratorio del centro binario 95 si lavora alla creazione di oggetti artigianali con la carta, con gli smalti o anche con il recupero di materiali di scarto. Si inventa, si riadatta, si dà nuova vita alle cose. Proprio come chi li realizza sogna di fare con se stesso, ricrearsi con la prospettiva di un futuro diverso. Loro sono gli invisibili della nostra società, quelli che hanno perso tutto, che hanno soltanto la strada ora come compagna di vita. La stazione, per loro, si trasforma in una casa comune. A pochi passi da Roma Termini si trova Binario 95, il centro diurno e notturno nei locali concessi in comodato d'uso dalle Ferrovie dello Stato, che offre assistenza ai senza tetto. Roma ne conta oltre 3.200. Dalle necessità primarie, un pasto caldo, una doccia, un cambio biancheria, un posto dove dormire, fino all'orientamento per il reinserimento sociale. Ed è lungo questo binario che si intrecciano le storie di Antonio, Samuel, Massimo, Daniele. Nel 90 è morto mio padre, abbiamo perso l'attività che ci avevamo e sono rimasto in mezzo alla strada. Allora ho abitato dentro su di un camion, dentro una torre antica, sotto un ponte, e poi mi sono trovato un lavoretto presso un supermercato. Mi sono ammalato e tramite i dipendenti del supermercato sono arrivato alla Caritas nel 2005 e nel 2007 mi trovo qua. C'è il laboratorio di scrittura, quello che preferisco di più, perché attraverso il laboratorio di scrittura mi hanno poi assunto come redattore della rivista Sceghe. È una rivista per senza fissa dimora, l'unica rivista a Roma che c'è. Su questa rivista noi scriviamo dei testi, l'ultimo l'abbiamo fatto sugli 11 anni dell'Help Center. È proprio la rete degli Help Center, coordinata dall'Osservatorio Nazionale sul Disagio, a gestire la prima accoglienza. Tantissime le richieste d'aiuto raccolte da quello di Roma Termini. Nell'ultimo anno una 20.000 interventi su 4.000 persone diverse. Il 76% delle persone che si rivolgono all'Help Center sono immigrate. Il nostro lavoro quotidiano è fatto in sinergia con tutte le forze di stazione, in particolare con la Polizia Ferroviaria, con Protezione Aziendale, tanto che noi abbiamo all'Help Center una vera e propria mappa del disagio di stazione. D'altronde, con la crisi, gli homeless sono aumentati. Sono in particolare aumentati padri di famiglia che magari in seguito a separazioni e perdita del lavoro si ritrovano senza niente. E poi sono aumentati in particolare giovani e quella fascia che è la più delicata, che noi l'abbiamo chiamata, definita diciamo anziani precoci, e sono senza reddito, senza alloggio, devono, l'unica speranza che hanno è di aspettare che arrivi la pensione. Al momento sul territorio nazionale sono 14 le strutture di accoglienza ispirate al modello binario 95. All'inizio eravamo 4 o 5, abbiamo costruito un modello e abbiamo costruito un progetto che si chiama Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà, progetto realizzato assieme a chi dava quegli spazi incomodato d'uso gratuito, che è Ferrovie dello Stato Italiane. E visto che l'anno è appena cominciato, si è ancora in tempo per acquistare il calendario creato dagli ospiti di Binario 95 per finanziare i laboratori d'arte della cooperativa. Un piccolo contributo per un grande inizio dallo stesso binario. Abbiamo pensato che se volevamo tirare fuori il bello da persone che in genere vengono considerate brutte, dovevamo costruire un bel posto e fargli fare cose belle.